Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la lucerna di Cronos e questo è il terzo video infrasettimanale, quello del venerdì. In realtà questa settimana è il quarto, complice il giovedì grasso che ieri mi ha portato a realizzare un piccolo estemporaneo, anche con un mazzo veramente singolare, i tarocchi di Jacovitti, che sono anche piaciuti alla community, ho visto dai commenti, e che magari torneremo ad utilizzare. Alla fine è un mazzo di tarocchi, pur se resi graficamente in modo molto simpatico, fumettato. Non è che dobbiamo aspettare il carnevale per utilizzarli. È un mazzo che a me piace anche tanto. Oggi torniamo a parlare d'amore, anche perché San Valentino è sempre più vicino, quindi i video sono quasi monotematici. E oggi in particolare dedichiamo questo interattivo a coloro che hanno una connessione con qualcuno, c'è una tenera amicizia, c'è magari il lento inizio di un qualcosa, c'è magari un momento in cui ci si cerca ma si hanno ancora dubbi, paure, insomma, c'è una connessione. Può evolvere un qualcosa di più, può diventare un qualcosa di più, può nascere un qualcosa di più coinvolgente. Puoi pensare ad una persona o a due persone, se vuoi guardare tutte e due le varianti, e chiederti se con quella persona con cui ci si sta studiando un pochino può nascere qualcosa di più. Lo andremo a chiedere alle nostre due varianti che ti vado a realizzare come sempre. Vediamo un pochino. Allora, questa situazione alla quale stai pensando, tu che stai guardando questo video, è destinata ad evolvere in un qualcosa di più serio o no? Il classico caso dell'amicizia che può diventare amore. Ci può essere un'evoluzione in positivo con la persona alla quale stai pensando? Variante numero 1, variante numero 2. Andiamo a mettere anche una carta delle carte dei scelti, non mi veniva il nome. Vediamo un po' se con la persona alla quale stai pensando ci può essere un'evoluzione in positivo nella sfera affettiva, se può nascere un qualcosa di più serio, di più concreto. Ti ricordo che puoi guardare anche tutte e due le varianti per due persone diverse. Variante numero 1 di Aspro Giallo, variante numero 2 Occhio di Tigre. Ti do qualche secondo, ti faccio magari anche vedere le pietre in dettaglio. Di aspro giallo per la prima, occhio di tigre per la seconda. Ti ricordo che puoi scegliere anche tutte e due le varianti per due persone diverse. Beh, io comincio. Se non hai ancora scelto, puoi stoppare il video e puoi cercare di percepire quale delle due pietre scelte vibra più con la tua frequenza del momento, quindi quale ti attira di più fondamentalmente. Qui abbiamo Aradia, il retaggio e poi la collina delle meraviglie. Sono due carte che sostanzialmente ci dicono di andare avanti e quindi anche di farsi avanti. In particolare la carta di Aradia viene a dire rivendica il tuo potere, rivendica la capacità di scegliere per te stesso, per te stessa, come direzionare le tue energie. La collina delle meraviglie è una carta che in modo forse più dolce, più soft, ma altrettanto importante per la motivazione personale, ci va a parlare del fatto che comunque appunto nutrire e proteggere quella che è una propria ambizione la porta a crescere, la porta ad espandere, la porta appunto a innalzarsi come una collina che si proietta verso le regioni celesti. Quindi qui sembra che la risposta sia un sì, può nascere un qualcosa di più, però forse il fatto che una carta ci dica che comunque questa cosa va nutrita e che comunque
qui va rivendicato un potere, può darsi che vada a significare che magari da parte tua o da parte dell'altra persona forse c'è un po' di resistenza. E quindi fondamentalmente, nonostante le prospettive siano buone, questa resistenza interiore da parte di una delle due parti oppure da entrambe le parti può giocare un ruolo importante, quindi magari non portare poi a uno sviluppo concreto. Ovviamente lo andremo a vedere con i tarocchi se questo sviluppo concreto ci sarà o no, però qui le possibilità sono molte. Andiamo a vedere subito. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, la situazione a cui stai pensando, con la persona a cui stai pensando, può evolvere oltre l'amicizia, oltre anche i colleghi di lavoro, per dire, insomma, oltre una tenera attenzione, può evolvere, può diventare qualcosa di più a livello affettivo. Beh sì, l'asso di denari, però gli assi, vedi, rimangono sempre in potenza, quindi di fatto potrebbe, secondo me qua è molto da misurare in relazione appunto a quello che è rivendicare il proprio potere, quindi anche il discorso, come dicevo prima, delle resistenze magari dovute anche a situazioni pregresse, però di fatto qua il mondo. Il re di bastoni, che è proprio tra l'altro la carta della persona che abbiamo vicino o vicina, insomma, la persona che comunque fa parte della nostra, qui potrebbe essere un amico, un'amica, un collega di lavoro o una persona anche magari abita lontana ma che senti ogni giorno. Lotto di bastoni, sì, qui le possibilità sono tante, è veramente una... un qualcosa di molto forte. Qui le possibilità ci sono, tra l'altro l'otto di bastoni è una carta anche di rapidità, quindi volendo qua si potrebbe veramente prendere una direzione che in breve tempo porta poi a concretizzare un qualcosa di più, anche perché proprio la carta che indica la gestione e anche la rivendicazione del proprio potere, una delle carte che indicano questo, nel tarocco è il re di bastoni. Quindi comunque sì, mi va molto in risonanza con quella che era Radia. La luna, eccole qua le resistenze. Il due di spade. L'otto di denari. Allora, vedi, 2-8 nella stessa stesa significano che dobbiamo apportare alla nostra interiorità un cambiamento che ci faccia considerare le prospettive da uno spaccato che sia positivo fondamentalmente, da una vista, da una prospettiva più che uno spaccato, scusami, che sia positiva. Insomma, è un po'... guarda il bicchiere mezzo pieno piuttosto che guardare quello mezzo vuoto, perché comunque alla fine 2-8 ti invitano all'ottimismo e ti dicono che comunque se questo appunto entra nella tua sfera di energie, nel tuo carburante, quello che serve ad automotivarti, tu riesci. E sembra che qui con questa luna forse ci sia qualche dubbio, o magari anche ci sia qualche dubbio, perché con una carta di mondo quassù la persona potrebbe anche essere una persona che magari ti appare meno interessato, meno interessata di te, oppure magari ti appare interessato ma forse ti appare troppo frivolo, troppo frivola. Qui una luna va a parlare un po' di quella che è anche la paura dell'inganno, la paura della delusione, la paura dell'autoillusione. Un due di spade è una carta di accordo, equilibrio anche fra le due parti della nostra interiorità, alla luce di un re di bastoni. Centrati, ti stanno dicendo, perché qui non solo può nascere qualcosa di più, ma anche rapidamente, ti dico, però devi essere risoluto, risoluta, devi prendere una decisione.
per alcuni re, scusami, stavo per dire re di bastoni, il mondo con una luna potrebbe parlare anche del fatto che questa persona magari è già impegnata e quindi forse il blocco è anche dovuto al fatto che c'è un'altra persona. Cavallo di coppe, 9 di bastoni, regina di denari. Sì, per alcuni secondo me qui potrebbe esserci una persona, non dico per tutti, potrebbe esserci una persona già impegnata, con cui appunto si mettono i famosi paletti del 9 di bastoni, però il 9 di bastoni è anche una carta che parla di fiducia e qua c'è una carta di regina di denari che forse va a parlare del fatto che magari l'aprirti di più ad una situazione ti può far percepire come un qualcosa di molto bello, però al tempo stesso anche ingestibile, un po' come se non riuscissi a controllare, che secondo me peraltro è un amore sbagliatissimo, però magari siamo tentati di controllare un po' le nostre emozioni e qui effettivamente c'è una delle due parti, io penso che sia tu, perché io lo sto facendo a te, ma magari è l'altra persona, che ha un po' questa inquietudine di fondo dovuta al fatto che per alcuni c'è un'altra persona, per altri è come se qui ci fosse un qualcuno che non si apre mai completamente e quindi di conseguenza preclude con questo 9 di bastoni la possibilità di avere comunque una grande abbondanza a livello di possibilità di sentimento, intendo. Perché poi la regina di denari, se da una parte è colei che le occasioni non se le fa mancare, dall'altra è poi colei anche che è costretta a fare le rinunce, i sacrifici nel nome comunque di un equilibrio che già esiste o che comunque non si può andare a invalidare troppo. Quindi sì. Qui la risposta è di sì, qui può nascere un qualcosa di grande, bisogna solo scegliere quale paura interiore sacrificare sull'altare appunto della propria rinascita. E secondo me qua le prospettive sono molte. Magari faremo poi un interattivo se questa cosa si avvierà per capire come può evolvere. Prima di salutarti, voglio darti un consiglio da parte delle risposte dell'oracolo, vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Qualcuno ti sottovaluta, credi più in te stesso e anche gli altri lo faranno. Beh, ragazzi, rivendica il tuo potere. Direi che non fa una grinza. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere la variante dell'occhio di tigre, vediamo se può nascere un qualcosa di più. La stella a 6 punte, l'unione, il figlio, e caspita, sì, Qua c'è l'amore, qua può nascere. Allora, ovviamente l'unione fa riferimento al fondersi degli elementi, dei mondi, delle esperienze su un piano più mistico. Su un piano più pragmatico che riguarda la nostra vita, è chiaramente una carta che fa riferimento all'unione fra uomo e donna, fra coppie, insomma, qualunque sia il tuo orientamento sessuale, fra due polarità, dai, diciamo così. In questo caso anche, tra l'altro, si parla di un'unione fra due temperamenti apparentemente differenti. Qua abbiamo il triangolo del fuoco e quello dell'acqua, che si uniscono a formare quello che è noto come stella di Salomone, simbolo molto famoso a livello esoterico, ed è l'unione di cielo e terra, l'unione di anima e animus. Quindi qua sì, il figlio è Mabon, rappresenta la rinascita, rappresenta tutto ciò che è il riuscire ad assicurarsi una rinascita. Quindi beh, sì, io direi che qua ci hanno già detto di sì. Mentre nella prima c'erano alcune resistenze, qua almeno per ora si va dritti, È un pochino per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Può nascere un qualcosa di più con la persona a cui stai pensando?
Il 7 di denari. Beh, allora, il 7 di denari forse smorza un pochino gli entusiasmi. È una carta che va a parlare molto di materialità e forse un po' meno di compatibilità a livello caratteriale o animico. Quindi probabilmente qua c'è veramente l'attrazione molto importante, molto forte, ma che poi magari non ha preso in esame quel modo di approcciarsi al mondo, alla vita in generale, che poi in un rapporto a lungo andare può pesare. Quindi bisogna fare attenzione, perché qui ci dice sì, il coinvolgimento, quello che senti, l'essere attratto, attratta è giusto, però ricordati che non basta, ci vuole anche una compatibilità che qua è data sicuramente come attrazione, come integrazione, eccetera. Però poi va anche mantenuta. Il 7 di denari è la carta di chi sa riuscire a costruire facendo quelle piccole rinunce e avendo quelle piccole vittorie che comunque fanno parte di un cammino. È anche una carta comunque di un interesse, anche interesse lo possiamo intendere in due modi. Il modo cattivo è quello dell'interesse che ti spinge a cercare un po' di fregare gli altri, il modo buono è l'interesse nel senso di dire guarda, mi interessi, sono attratto da te, sono attratta da te, credo che tu comunque possa rappresentare per me una bella persona con cui poter avviare un rapporto. Quindi sì, diciamo che forse al di là dei piccoli dettagli della vita quotidiana, qua l'integrazione e il mondo nella stessa posizione di prima. Il 2 di bastoni, la torre. Non devi percepire male una carta di torre, può essere anche un trasferimento, un colpo di fulmine, un'improvvisa decisione dopo un periodo nel quale si tergiversa. L'eremita. Il 9 di coppe. Il cavallo di bastoni. Allora, secondo me qua quello che va ad inficiare, ecco perché il 7 di denari ci mette in guardia. Allora, tu considera che qui non stiamo facendo una previsione, quindi il cavallo di bastoni non devi vederlo come quello che è per te un nuovo corteggiatore, una nuova corteggiatrice, o per lui, lei, una nuova opportunità. Il cavallo di bastoni devi vederlo come la percezione di un qualcosa che comunque ci spinge a ribellarci. Qui stiamo parlando... La domanda è, ci può essere una compatibilità tale da avviare qualcosa? E la risposta è sì. Tuttavia, qua probabilmente una delle due parti, o tu, o lui, o lei, forse uno non ha ancora elaborato un po' di cose associate al passato. Due, potrebbe essere una persona che comunque, con un due di bastoni sul 9 di coppe, potrebbe metterci un po' a concretizzare, a farsi avanti, magari una persona timida, o magari lo siete tutti e due. 3, potrebbe apparirti anche come una persona con dei valori estremamente diversi dai tuoi. Quindi qua in realtà un po' la sintesi che già ci aveva detto questo 7 di denari, ovvero va tutto bene, però ci sono quelle piccole pennellate in più che vanno date. Si passa sopra magari ad un diverso modo di concepire la vita, magari a una diversa filosofia di religione, di politica, o anche di approccio alla vita in generale. Soprattutto religione e politica, secondo me, si possono anche trascendere, si possono anche, comunque si può anche dire, guarda, segui il tuo culto, segui la tua idea politica, a me piaci al di là di questo, o almeno per me è così, non sarà per tutti.
L'eremita è una carta che guarda ad un mondo e quindi guarda ad un passato, ad un qualcosa di chiuso, forse perché non lo ha ancora completamente elaborato. E quindi questo 9 di coppe mi diventa sì in potenza la persona ideale con cui l'unione può raggiungere vette veramente importanti. Ma qui ci sono delle zavorre, zavorre interiori, condizionamenti mentali, magari anche convinzioni o anche autoconvinzioni errate, non valgo niente, non gli piacerò mai, mi sta prendendo in giro, eccetera, eccetera, che tu o lui o lei potete avere. E questo secondo me è una sfida molto importante che dovete cercare di vincere, anche perché potrebbe poi portare a quello che è uno stato costante di sospetto che poi porta inevitabilmente a ribellarsi ed ecco una torre. Puoi scegliere come questa persona può influenzare la tua vita, può cambiarti con una torre, può cambiarti in positivo tirando fuori da te la forza di un cavallo di bastoni, andando a curarti, andando a cullarti, andando a tirar fuori la tua grinta, oppure tu puoi farlo con lui o lei, ma puoi anche scegliere se questa torre può rappresentare la percezione di un pericolo imminente dal quale fuggire. Quindi qua si gioca pesante in ogni caso, cioè il coinvolgimento c'è, le possibilità possono portare ad una coppia veramente importante. Però attenzione, perché le paure possono portare a uno sconvolgimento veramente, veramente molto forte. Il 5 di coppe, il 10 di spade, il 4 di coppe. Allora, quello che ci dicono è che qui potresti scegliere o tu o l'altra persona di prenderti tempo. Anche perché questo 5 di coppe, oltre a parlarmi di nuovo del passato che incombe, è un qualcosa che fa di nuovo leva sull'amor proprio e sulla fiducia che dobbiamo fare, anche andando a spaccare il capello in quattro dentro di noi, oppure magari nell'altra persona, per evitare che un qualcosa di bello si lasci affievolire. Quindi qua c'è, ma non è una passeggiata, qua può nascere, ma è sensibile di troppe barriere interiori che ancora devono essere abbattute, bisogna lavorarci. Voglio dare anche a te un consiglio del libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Gioia al settimo cielo, vedi, la connessione c'è, devi solo. Allora, noi abbiamo un problema molto spesso con quello che è il benessere, come la persona che dice odio i ricchi, no, non devi odiare i ricchi. Ci sono dei ricchi che si sono arricchiti in malo modo, eccetera, ma ci sono anche tanti ricchi onesti. In realtà tu non stai odiando i ricchi, tu forse hai un atteggiamento che si pone in maniera disequilibrata verso il denaro. Così anche con la felicità, spesso diciamo quella persona è felice. Come mai è felice, anche se è un perfetto o una perfetta idiota? Perché io, che potrei essere di più, non sono felice? Perché forse dentro di te devi ancora elaborare un qualcosa, devi ancora comprendere il perché ti sei lasciato o lasciata trascinare in delle situazioni che poi ti hanno ferito o ferita profondamente. E quindi fondamentalmente talvolta abbiamo solo bisogno di accettare che possiamo essere felici, accettare che possiamo essere amati, accettare che qualcuno possa provare per noi un sentimento di stima, di amore, di coinvolgimento o anche di semplice forte amicizia che comunque ci gratifica. Insomma, dobbiamo essere un po' vanitosi a volte, dai, è anche giusto così. Quindi qua ti dice sì, qui può essere per te l'anima gemella, però devi sapere. Oppure anche lui o lei deve sapere come riuscire a superare tante barriere interiori. So che ce la farai. Ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto, ti invito
a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domenica. Ciao!